Ciao a tutti, oggi preparo pasta, patate e funghi. Ho fatto un trito di sedano, carote e cipolla che ho messo a soffriggere. Aggiungo le patate e qualche pomodoro e faccio soffriggere. Aggiungo sale e pepe e lascio andare per qualche minuto. Aggiungo anche qualche gambo di prezzemolo spezzettato. Continuo la cottura delle patate continuando a mescolare, stando attenta che le patate non si attacchino al fondo della padella. A questo punto aggiungo un po' di acqua bollente. L'acqua deve coprire le patate. Ecco, e porto a cottura. Naturalmente, a necessità, aggiungete altra acqua calda finché le patate non saranno cotte. Nel frattempo, in un'altra padella ho aggiunto aglio, olio e gambi di prezzemolo e faccio soffriggere per qualche minuto. Quindi aggiungo i funghi. Elimino l'aglio e il prezzemolo, perché ormai quello che dovevano fare l'hanno fatto. E porto i funghi a cottura. Non aggiungete il sale adesso, ma aggiungetelo a fine cottura. Quando i funghi avranno riassorbito la loro acqua di vegetazione, allora aggiungete il sale, il pepe e il prezzemolo. E se vi piace, potete aggiungere anche del peperoncino. Lasciamo soffriggere fino a quando non si creerà un po' di crosticina. Nel frattempo, le patate sono cotte. Quando i funghi saranno ben cotti e insaporiti, andiamo ad aggiungere un po' di vino bianco. Sfumiamo. Lasciamo evaporare. Evaporato il vino, anche i funghi sono pronti e quindi li teniamo da parte. Non ci resta che cuocere la pasta. A questo punto aggiungiamo la pasta. Io sto aggiungendo della pasta mista, cioè meglio degli avanzi che avevo di pasta, e andiamo a risottare aggiungendo acqua poca alla volta. Aggiungo l'acqua che ho leggermente salato, non troppo, perché ad aggiungere il sale si fa sempre in tempo, a toglierlo no. Aggiungiamo l'acqua fino a coprire. Quindi ancora
basta così, se serve la possiamo sempre aggiungere dopo. E portiamo a cottura la pasta. Ho aggiunto ancora dell'acqua e vado a coprire con un coperchio, continuando la cottura della pasta. Come vedete, la pasta è cotta, quindi adesso io ci aggiungo un po' di parmigiano, un filo d'olio. Mescolo. Aggiungo i funghi. Mescolo. E lascio riposare per qualche minuto prima di servire. Naturalmente potete aggiungere della provola, del formaggio filante, quello che voi più preferite. Ed eccola pronta. Cremosa. È buonissima, pronta per essere servita. Ciao a tutti e grazie per aver seguito la mia video ricetta. Ciao.